Ciao Davsim, non sono qui a dire che De Zerbi batterà Allegri, questo video esce a poche ore da Sassuolo Juventus, non sono qui a mettere le mani avanti da nessun punto di vista, ma sono qui a parlare di De Zerbi e credo che sia il caso di farlo prima di Sassuolo Juventus, perché dopo sarebbe troppo facile. Se la Juve vince o addirittura stravince, diventa fuori luogo elogiare De Zerbi, se invece il Sassuolo vince, diventa fin troppo facile farlo. Ma non voglio neanche particolarmente elogiare De Zerbi, casomai mettere in luce alcuni suoi pregi per farne un dibattito insieme a voi. Partendo proprio dal fatto che viene molto spesso legato ai suoi risultati, appunto, Roberto De Zerbi. Lo ha detto lui stesso: quando perdo divento scarso, se la prendono con me per il mio modo di far giocare la squadra, per la mia attitudine, la mia grande propensione al, tra virgolette, bel gioco. Quando invece vinco divento un mago. Lui invece preferisce essere valutato per quello che è il suo lavoro, più che strettamente per i risultati che possono venire o non venire. In questo momento il Sassuolo, secondo lui, non sta dando il massimo, i giocatori in allenamento, ha detto, non si impegnano adeguatamente, non si impegnano al 100%, e dice: se ti impegni al 100% in allenamento, poi te lo ritrovi in campo. Ma la cosa più importante che ha detto, tra conferenza stampa presa sullo Juventus e dichiarazioni di qualche giorno prima, è: credo che l'organizzazione, con l'organizzazione si ottengono, arrivano meglio i risultati, sia più facile arrivare ai risultati. I risultati che affondano le radici nell'organizzazione di gioco, quindi non lasciando le cose al caso, anzi lasciando nulla al caso. De Zerbi è assolutamente massimalista, è minuzioso, è molto pignolo nell'organizzazione della sua squadra, cioè veramente bada a limare tutti i dettagli. Ma un'altra cosa importante ha detto: io voglio fare bel gioco e vincere, voglio giocare bene e vincere, cercare di coniugare le due cose. Mi ispiro a Guardiola, ma non lo scimmiotto, come a dire: non è che cerco di fare il bel gioco per farmi dire che sono uguale a Guardiola o che ricordo Guardiola e basta. Quella che è la filosofia di De Zerbi, ed è una filosofia di calcio a cui bisogna dare la massima dignità al pari della filosofia di calcio di Allegri, ed è per questo che ne parlo in contrapposizione, è la filosofia secondo la quale, appunto, costruendo una squadra organizzata che sia efficace, che abbia delle idee chiare, alla fine i risultati arrivano, magari non nell'immediato, ma alla lunga arrivano. E per me è una filosofia ideale, cioè io la sposo in buona parte, anche se comunque va detto che il Sassuolo ha fatto quasi lo stesso numero di gol di quelli che ha subito, quindi sicuramente in questo momento sarà anche la rosa del Sassuolo, ma non sta diciamo andando alla stragrande, alla grandissima, insomma. Sicuramente è un'ottima classifica, si salverà, è quasi salvo, però diciamo che forse De Zerbi ha trovato il suo habitat ideale al Sassuolo, ma forse altrove potrebbe anche fare meglio proprio dal punto di vista dei risultati. Questo voglio dire, cioè in questo momento il Sassuolo è più gioco che risultato. Sebbene appunto l'allenatore stia cercando di rimarcare il fatto che lui punta ad entrambi, a far combaciare entrambi, a far convivere entrambi. Ma perché c'è una contrapposizione con la filosofia di Allegri? Perché Allegri è esattamente il contrario, il che non significa che De Zerbi sia migliore di Allegri, ma neanche che Allegri sia migliore di De Zerbi. Con questo video voglio semplicemente mettervi sullo stesso piano e dirvi: guardate che se Allegri ha una massima dignità perché ha vinto tutto, sta vincendo tutto, quasi tutto, allo stesso modo De Zerbi, che non ha vinto ancora niente, ma per quello che è stato il suo percorso, sta raccogliendo grandissimi risultati ed ha una filosofia di calcio che, essendo opposta praticamente a quella di Allegri, la rende complementare, non la mette ad un piano diverso, cioè essendo due opposti, alla fine si trovano appunto sullo stesso piano. È opposta perché? Perché Allegri dice esattamente il contrario: quello che conta alla fine è vincere anche giocando male, lo ha detto tante volte Massimiliano Allegri, anzi ha rivendicato il fatto che nel corso di una lunga stagione, soprattutto in campionato, si passa anche attraverso partite giocate male e vinte, che sono fondamentali, anzi è fondamentale vincere alcune partite in cui si gioca male, perché così poi si conquistano i trofei. Queste sono parole più o meno alla lettera di Massimiliano Allegri, che abbiamo ascoltato tante volte, e invece vedete che De Zerbi la pensa al contrario. Io perché dico che è una filosofia ideale? Perché dal mio punto di vista, proprio in senso filosofico, mi perdonerete la citazione, sono sempre, o meglio,
il riferimento proprio strettamente filosofico, sono sempre stato un sostenitore del metodo induttivo, cioè le cose vanno costruite dalle fondamenta. Se hai delle fondamenta solide e radicate, tutto quello che ne viene dopo è una logica conseguenza o comunque viene in maniera più spontanea e più naturale. Se invece non badi a fare delle fondamenta solide e radicate, potresti anche costruire qualcosa di grandioso, ma resta sempre instabile e precario. Ed è quello che un po' rispetto al quale, diciamo, mi lamento per quanto riguarda la Juventus e Allegri, cioè questo fatto di badare alla singola partita, di andare avanti alla giornata dicendo abbiamo vinto questa, abbiamo vinto quell'altra, senza però avere una programmazione vera a lungo termine per sapere come andare ad affrontare determinate partite, evitando i difetti sistemici, cioè quelli che si ripetono continuamente ad una certa cadenza, che ci portano poi, come è successo l'anno scorso con ad esempio il Real Madrid che ci ha eliminati perché abbiamo perso 3-0 in casa, o quest'anno perché abbiamo perso 3-0 contro l'Atalanta e siamo stati eliminati con la Coppa Italia, ci portano appunto a delle sconfitte, a delle eliminazioni a volte inaspettate, ma che in realtà non sono altro che la conseguenza del fatto di non aver programmato e di non aver dato un'organizzazione appunto di gioco alla squadra. Allegri rivendica insomma il 4-3 casino. De Zerbi vuole che i suoi giocatori si muovano alla perfezione nel campo così come da lui dettato, ovviamente senza imbrigliarli, anzi dando loro massima espressione del loro estro, ma con una filosofia di gioco che è improntata appunto all'organizzazione. Ripeto, mi ha colpito molto il fatto che abbia detto con l'organizzazione è più facile vincere. È una frase quasi impopolare in questo momento in cui il dibattito calcistico si limita a dire la Juve vince perché è più forte e siccome vince ha ragione, dall'altra parte si punta a delegittimare le vittorie della Juventus, ma non c'è un vero dibattito di calcio sul calcio in senso tecnico che ci possa portare anche a ragionare a più ampio raggio sulle filosofie anche di gioco. Quindi mi piace molto quello che ha detto De Zerbi, soprattutto la serenità con cui l'ha detto, appunto, senza farsi timori di eventuali, diciamo, smentite e critiche. Cioè lui rivendica il suo modo di far giocare le sue squadre, ma non si incensa da solo come magari faceva e continua a fare Sarri. Da questo punto di vista, per me De Zerbi è 10 passi avanti a Sarri, non so come la pensate. Ed appunto, questo video serve anche per fare dibattito. Diciamo che grosso modo era questo quello che volevo dire. Ovviamente, ripeto, in anticipo aspetta Sassuolo Juve, poi magari viene fuori che Allegri batte ancora una volta De Zerbi, ed è quello che spero perché tifo per la Juventus. Però è giusto, ripeto, rimarcare le capacità di Roberto De Zerbi, che secondo me sarà un grande allenatore, andrà anche in grandi squadre e vincerà anche tanto. Ditemi come la pensate, ci vediamo allora nei commenti, a presto e sempre forza Juve!